avviene pure a temperatura controllata. Avviene a temperatura controllata, da prima si fa partire praticamente la fermentazione a questi 24 gradi, che come vedete qua sta a 23 gradi e 7, sta iniziando, sta pure in una prima fase di fermentazione. Dopo le prime fasi, diciamo dopo 24-36 ore circa, si inizia leggermente ad abbassare la temperatura, però ripeto, questo dipende poi dal tipo di birra, dai tipi di lieviti che stanno agendo, eccetera. Comunque nei giorni successivi la fermentazione avviene e in genere dura intorno ai 6-7 giorni la fermentazione. Durante la fermentazione, quando io avrò il liquido diciamo pronto in cui la fermentazione ha finito il suo processo, quando praticamente il contenuto zuccherino residuo, io faccio continuamente delle misurazioni, il contenuto zuccherino è rimasto costante, quindi significa che i lieviti non stanno più agendo perché il residuo zuccherino che sta significa che non può essere attaccato più dai lieviti e quindi quello farà parte della parte dolce del latte. Dopo questa fase di fermentazione continua ancora il liquido a rimanere in questi tini perché per fare la successiva fase di maturazione. Durante la fase di maturazione si abbassa gradualmente la temperatura, si abbatte la temperatura fino ad arrivare intorno ai 2-3 gradi centigradi. Durante questa fase di maturazione praticamente che succede? Succede che i lieviti che hanno agito diventano quiescenti e flocculano e si depositano sul fondo. Il fondo ha questa forma conica perché praticamente depositandosi sul fondo via via noi facciamo degli spunti per cui la parte liquida più limpida rimane sopra e via via praticamente si pulisce, non altro che pulire senza filtrare né chimicamente né fisicamente, ma solo per flocculazione si separa la parte più limpida da quella che diventa poi una vera e propria freccia. Dopo questa fase, dicevo, di fermentazione e di maturazione, sempre dipende dallo stile di birra, dal tipo di birra, dal tipo di lievito che si vuole fare, quanto deve maturare, in genere più o meno si va dalla settimana a molto di più, fino ad arrivare a 2-3 settimane. Diciamo che la birra è pronta per essere imbottigliata. Allora, il liquido sta a una temperatura di circa 2-3 gradi, dicevamo, centigradi. È pronto, però è completamente fermo, cioè non è assolutamente effervescenza o comunque un'effervescenza minima. Quindi però diciamo che è pronto per essere imbottigliato oppure.